Grazie. Oggi vi porto un pochino con me, per chi mi segue su Instagram, Facebook. E, ieri sera avevo detto che sarei andata dal parrucchiere con un coupon, avevo chiesto anche un consiglio sul colore. E avevo chiesto, insomma, se vi poteva interessare un vlog dove vi facevo vedere il prima e il dopo, il prima è abbastanza pietoso, come vedete. E anche, insomma, vi parlavo della mia esperienza con i coupon. Allora, sto cercando di mettermi in un modo che non abbia il sole sparaflesciato. Ho preso questo coupon su Glamour, che è uno di questi di tipo Groupon, Groupalia e Points, Let's Bonus, diciamo sono tutti più o meno sullo stesso genere. Solitamente i parrucchieri li trovo sempre molto di più su Points, Groupon e Groupalia, e Glamour a poco, ma questa volta, cioè, vi dico proprio una botta di culo, cioè fatemelo dire, perché ho trovato questo coupon di un parrucchiere che si trova praticamente a 200 metri da casa mia, ad esagerare, e quindi ottimo, perché molte volte ci sono sì delle ottime, ottime offerte, ma stanno 20-30 km da casa mia e praticamente ci vado a rimettere di benzina e è un po' tutto un cavolo. Poi magari la maggior parte sono in zone di Roma e dove posso non lo trovo nemmeno a pagare, quindi è un pochino più impiccioso. Invece questa volta mi ho detto bene, sarei andata a piedi se non dovevamo fare altri giretti, quindi adesso sto in macchina. Con me viene anche mia madre, che non c'è, perché appunto è a fare un attimo una commissione, ma vi farò vedere anche il suo prima. E allora, questo coupon comprende shampoo, e maschera ristrutturante, colore e piega. E viene 19,90 euro, quindi insomma un prezzone. Un prezzone considerando anche appunto il fatto che mi è dietro casa. Io vi farò vedere anche il dopo. Come vedete, io non so se voi vedete, a parte che sono sporchi adesso e si vede benissimo. Sì, cominciamo anche a rivedere la ricrescita, che rispetto al solito è più scura di come mi è realmente, ma i miei capelli ormai hanno deciso che fanno un po' come gli pare e vorrei scurirli un pochino, ecco così forse il colore si vede, e farli diventare un po' più castano, un pochino più scuro, sempre con dei riflessi ramati, perché mi piacciono da impazzire questi riflessi un po' rossicci, un po' ramati. E vediamo un attimino. E poi devo assolutamente spuntare questa frangetta perché è orribile. E non so dietro cosa fare, però comunque la lunghezza la voglio assolutamente mantenere, perché sempre in vista poi dell'estate, è carino che se voglio legare i capelli, tipo per un bel po' di volte me li sono fatti molto molto corti, tipo a caschetto. Ma poi andare a fare una coda era una cosa bruttissima perché usciva fuori tipo uno scopettino, era proprio brutto. Signore, mi sto guardando malissimo. E quindi ora vedremo cosa combinerò. Mentre aspetto mia madre, nel frattempo vi faccio vedere anche il trucco. L'ho fatto con la Sleek Vintage Romance e mi piace tantissimo. Ho fatto tanto una sfumatura nella piega viola e la palpebra, diciamo, è tutta quanta dorata. Non si nota tanto il dorato, a dire la verità, però vi assicuro che c'è. E molto, molto, cioè, è stato velocissimo, ma mi piace un sacco, tipo di effetto. E sulle labbra ho il rossetto Gypsy Soul di Red Apple Lipstick, che mi ha inviato appunto due rossetti e due sample. Che sono stata contentissima perché, tra l'altro, ero scema io, avevo capito che erano solamente dei campioncini. Invece, ieri mi è arrivato questo pacchettino con due rossetti full e tipo contentissima. Peccato che sono due colori molto invernali comunque, quindi nella bella stagione non so quanto li sfrutterò. E uno è proprio questo, che non si vede, ma anche un pizzico di viola all'interno. Infatti, per quello l'avevo messo per abbinarlo al trucco occhi. Niente ragazze, ora aspetterò mia madre, vi farò vedere anche il suo prima e vi farò poi vedere appunto il dopo e vi parlerò della nostra esperienza con i coupon per i parrucchieri. Più che altro perché alla fine non tutti possono permettersi di andare tanto spesso dal parrucchiere, cioè nel senso ormai un taglio messo in piega e colore meno di 50 euro più o meno non viene. Con i coupon puoi permetterti di farlo una volta in più, mentre magari a prezzo pieno lo faremo una volta massimo 2 l'anno. Eccovi la guest star. Ciao. Come vedete, lei ha proprio un caschetto semplice, un muso abbastanza allungato, quindi lei vorrebbe farsi accorciare il caschetto e la frangia, Il giusto? colore. Il colore, giusto, perché è vecchietta e ha i capelli bianchi. E ora andiamo a vedere. Ta-da!
Eccomi qua, allora, come vedete la lunghezza, come vi dicevo, l'ho mantenuta più o meno uguale, anche se sono un pochino più corti. E ho fatto tipo una specie, ho fatto, ha fatto una specie di taglio, diciamo, più a V, insomma, perché è più scalato. E il colore, mi sono messa apposta la luce, è parecchio rossiccio, è un castano chiaro ramato con una goccia di rosso più o meno. Ed è più scuro rispetto a prima, perché ad esempio dopo vi metto una foto che ho fatto all'ombra e si vede che è più scuro. Però come vedete alla luce del sole i riflessi rame si notano tanto. E mamma, aspetta che magari se metto la videocamera. Ok, Aiutami. Ecco. ti aiuto, vai, reggo io, Ha fatto un colore molto molto figo, perché diciamo un misto fra un castano cioccolato con una punta di rame sempre all'interno, anche se a te non te si vede tantissimo quanto a me, cioè il mio è molto più chiaro in confronto al meno suo. male. L'ha accorciato di tanto, tanto sei figa. Grazie. E gli ha fatto pure la frangia più corta. Inoltre, vieni qui. Inoltre ha fatto, cioè abbiamo scoperto lì al momento che fa anche servizio, diciamo, di estetista, e quindi abbiamo fatto anche sopracciglia. Tu non guardare la gente che ci guarda, non finta niente. Abbiamo fatto anche sopracciglia e baffetti, che insomma ci servivano, e abbiamo approfittato stando lì. Devo dire che ci siamo trovati benissimo, Yes, veramente carina, tanto. brava. E abbiamo buttato anche, insomma, da quanto abbiamo capito, fa tante promozioni anche al di là dei coupon, anche perché i Prezzi coupon. accessibili pure senza Prezzi promozioni. accessibili, anche perché infatti prima che vi avevo detto che taglio, colore e messa in piega ormai viene quasi sempre sui 50, invece da quanto abbiamo capito viene parecchio di meno lì, quindi senz'altro penso che ci ritorneremo anche senza coupon, Sì. sia per i capelli e anche appunto per il servizio, penso anche da estetista, perché ci siamo trovate bene. Parlando è uscito fuori insomma che ho un canale, lei ha una pagina Facebook che ve la lascio giù nell'info box, e che sta facendo schifo. Niente. Che me la lascio giù nell'info box, e così magari se volete vi date un'occhiata, se siete soprattutto magari di Roma, troppo scomodo, e si trova comunque a Ciampino. E niente, sono contenta, mi sono trovata bene. In generale devo dire, noi ogni volta che abbiamo preso dei coupon di parrucchieri Sempre ci con siamo, te. o ci ha detto culo sempre, ma ci ha sempre detto bene. Una volta sola con Points avevamo preso appuntamento e tutto quanto, siamo arrivati e il negozio era. Chiuso. E tipo avevamo scoperto da un negozietto accanto che aveva chiuso ormai da un bel po'. Abbiamo contattato Points, che loro purelli non sapevano assolutamente di questa cosa, e ci hanno ridato il rimborso. Quindi assolutamente, se trovate qualche fregatura, come poteva essere successo a noi, il sito dove prendete il coupon, cioè sono molto seri su questo punto di vista, e quindi vi Points, rimborsano. glamour. Glamour, Points, Groupon, Groupale, sempre Let's rimborsi, bonus. let's bonus, cioè non abbiamo mai avuto problemi. Quindi io vi consiglio, se trovate un'offerta insomma nella vostra città che vi conviene, di provarci, anche perché è ecco, un modo per conoscere magari un parrucchiere nuovo come è successo a noi, poi di trovarsi bene, di riandarci. Devo dire che noi in un paio siamo riandati quando siamo andati con i coupon, ma la maggior parte erano tutti molto fuori mano perché erano verso il centro di Roma, sempre Re di Io sto Roma, stando dietro questo è casa. il più vicino, sì. Tutti Tuscolana, proprio perché è di Roma, sa che, come ho detto prima, per trovare un parcheggio è da pazzi. Invece questo, stando dietro casa, anche a piedi possiamo andare, quindi sicuramente ci ritorneremo. Noi speriamo che questo vlog vi sia stato utile, anche magari per avere dei chiarimenti sui coupon. Se avete qualche domanda, fatemela tranquillamente giù nei commenti. E noi vi mandiamo un bacio e Ciao. ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao!